Ragazzi, oggi vi faccio vedere una figata clamorosa per coloro che utilizzano Arduino e Visual Basic, ovviamente con la libreria firmata. Praticamente è la maschera di connessione in modo tale da non doverla settare sempre all'interno del programma, che poi quando attacchiamo e stacchiamo il nostro Arduino, se per disgrazia cambia porta, non funziona più niente a meno che non la riconfiguriamo. Questa è fatta con un Groovebox, non la faremo con ToolStrip, comunque sì, adesso vedremo il processo passo passo. Allora, praticamente cosa fa qui? Qui legge tutti i baud, di default ho settato 57.600. Di qua dovrebbe andare a leggere le porte. Se noi provassimo a connettere adesso il nostro, a premere il pulsante connetti, darebbe errore dicendo devi selezionare come baud. Mentre se andiamo nella parte COM e come vedete qui sotto già è disponibile la porta COM dove è collegato il mio Arduino, andiamo a fare clic su Connect e mi si abilita tutto il restante menu, che fino ad anzi era completamente oscurato da ogni tocco. Adesso disconnettiamo e come vedete diventa tutto nuovamente non cliccabile. Beh, adesso andremo a vedere come fare questo frontespizio. Ovviamente nel nostro Visual Basic, Visual Studio, facciamo un nuovo progetto in Visual Basic, un'application Windows Form, e mettiamo come titolo maschera di connessione. Maschera di connessione Arduino. Così è un titolo abbastanza esplicativo. Beh, adesso come sempre abbiamo il nostro form 1. Il test si può cambiare, ci si può mettere pari pari come di là, maschera di connessione Arduino. Così almeno diamo un titolo anche alla nostra finestra. Ora però l'importante è andare a inserire un toolstrip. Che adesso appena lo vedo, eccolo qui. Toolstrip. E ha questa forma qui. Sembra completamente vuoto, c'è solo questa finestrella qui, questa icona. Tramite quest'icona possiamo selezionare una lista di componenti. Adesso noi andremo a mettere un separatore tanto per iniziare, poi un'etichetta, una combo box, un altro separatore, un'altra etichetta, un'altra combo box. E infine separatore e pulsante. Ok. E così ci si inizia. Poi qui andremo a inserire come testo COM e di qua BAUD, che come vi ricorderete sono i parametri di connessione. Il bottone non voglio che sia un'immagine, ma voglio che sia un testo. E anche qui andremo ad inserire connetti. Bene, come vedete, la maschera inizia già a prendere forma. Allora, io per abitudine vado a rinominare il nome qui perché mi dà fastidio, altrimenti combo box 1 bla bla bla, e metto toolstrip, lo lascio e poi faccio cb com e non faccio altro che copiarlo e andarlo ad incollare anche di qua, vedete
ricordandomi di andare a sostituirlo e mettendo Bald. E anche questo, toolstrip, btn, connect, almeno so sempre cosa sto facendo. Beh, adesso andiamo a visualizzare il nostro codice e nella classe form1 andiamo ad inserire un parametro che lo chiameremo public. Come nome potete mettere cosa vi pare. Adesso mettiamo un nome identificativo tipo connessione, uguale a true. Così abbiamo il nostro valore booleano. Mentre nel load del form 1, quindi basta fare doppio clic sul load, andremo a inserire un altro codice. Prima di fare questo, cosa importante che mi stavo dimenticando, andiamo ad inserire la nostra libreria firmata, quindi la trasciniamo direttamente dentro e la troveremo qua giù, e andremo anche a importarla all'interno della nostra classe. Import firmata, firmata Ruby. Ok, adesso ritorniamo nel nostro form 1 load, che come avete visto è sufficiente andare qui nel form 1 e fare doppio clic e vi porta direttamente nel load. Andiamo ad inserire un semplice codice. Usiamo un ciclo for each. Quindi for each come stringa, as string, in dove firmata vb1 punto comport list punto to array. Questo cosa vuol dire? Allora, per ogni com, che com è un nome, come se avessi dichiarato un valore stringa, in firmata comport list, quindi attraverso la libreria firmata, lui va a interrogare l'Arduino e ci dirà la lista delle porte disponibili. E qui cosa dovremo scrivere? Scriveremo, sì, tool. Come l'avevo chiamato? Toolstrip cb, eccola qua, cbcom.text, punto item, no, scusate, non punto text, è punto items, punto add. E qui andremo ad inserire il nostro valore comps perché vuole un oggetto di tipo stringa. Eccolo qua, comps. Next. Il next è la fine del ciclo for each. E sotto faremo la solita cosa per quanto riguarda about. Quindi metteremo nuovamente for each about as integer a sto giro, no, string, scusate, integer andranno messi dopo, in firmata vb1 punto common baud rates punto to array, e metteremo anche qui toolstrip, poi troveremo cb baud punto items.add bounce. Ecco fatto. Allora, con questa semplice mossa, che noi adesso andiamo subito anche a vederlo, abbiamo fatto sì che nelle nostre due finestre vengano una lista di valori. Nella finestra bound io inoltre aggiungo anche il text, un test che è 57.006 come bound di default, così lui mi parte col bound default. Però, come vedrete, c'è una lista completa.
Quindi diamo il nostro F5 per mandare in esecuzione e troveremo COM3, perché come dati Arduino è sempre annesso a COM3, perché in questo caso il mio è su COM3, e la lista debug che va dal bug minimo che è 300 reads fino a 115.200. Bene, quindi la prima parte è fatta. Adesso chiudiamo. E andiamo a guardare un attimino di più il bottone. Allora, questo vi ricordate, public connessione è stato inserito uguale a true. Quindi adesso andiamo sul bottone di connessione e dovremo dirgli qualcosa. Intanto mettiamo se non è la toString, dai. Allora, toString com.text uguale a vuota. Quindi qui dice se la combo box com della toString non è vuota e non è vuota nemmeno la toString della combo box bound. Mi raccomando, ricordatevi di mettere text, altrimenti vi dà errore perché lo rileva come un oggetto e non come la stringa. Uguale a vuoto. E quindi se adesso arriva il nostro connessione. Se connessione, scrivendo così basta, dà per il sottointeso che è vero. Scrivere così è uguale a scrivere connessione uguale true. Però, essendo già un dato di fatto che scrivendo solo connessione lui interpreta come un valore vero, posso scrivere tranquillamente solo se connessione, allora dovrà fare qualcosa qui. Intanto mettiamo la connessione vera e propria con il nostro Arduino. Quindi, firmata vb1.connect, dove niente di più semplice, in toString com.text, quindi questo vuol dire come parametro di connessione devi avere il valore testuale, la stringa che è inserita in toString cbcom, che è questa. Un attimo, non mi dai errori. Più bound as integer, cosa vuol dire questo? Valore come intero. Quindi se io scrivessi ugualmente toString cbbound.text mi darebbe errore perché lui qui accetta solo un intero, infatti è qui che dicevo ci vuole un integer. Allora usiamo un caso di conversione che si chiama cint, questo qui converte una stringa in un numero e quindi mettiamo toString cbbound.test. Ecco qua. Andiamo sotto, mettiamo toString btn connect.text uguale a disconnect. E andiamo a settare la nostra connessione, il nostro valore connessione come falso. Ecco fatto. Poi scriviamo else, quindi, e invece se, quindi se connessione è falsa, e come vedete questa condizione è vera nel caso in cui sia connesso. La prima cosa da fare è disconnettere Arduino, quindi firmata vb1.disconnect, molto semplicemente. Poi andremo a rinominare il nostro bottone connect e a ripristinare il valore
valore di connessione come, ecco, come dicevo, rimane semplicemente da settare il nostro valore connessione come vero. Come vedete sono veramente pochi comandi. Adesso mandiamo in esecuzione e anzi, prima di mandarlo in esecuzione voglio gestire anche l'eventuale errore, che lo gestiamo nel primo if. Quindi, chiusa questo if qui, sotto andiamo a mettere un altro else. E questo cosa vuol dire? Vuol dire se queste clausole non sono rispettate. Quindi, se una delle due finestre o entrambe sono vuote, quindi non hanno il testo. Sappiamo che una sarà, avrà sicuramente il testo perché gliel'abbiamo impostato noi, però nel caso. E noi la mettiamo un bel message box dove ci scriveremo: attenzione, devi selezionare com e bound. Andiamo a selezionare il nostro, la tipologia del messaggio che vogliamo, quindi voglio questo, message box style ok only, quindi questo mi fa dare soltanto un ok, e come testo sulla barra alta voglio che ci venga scritto attenzione, così, molto semplice. Ecco. Quindi, ricapitolando, abbiamo creato un valore booleano che è vero o falso, impostato come vero. Nel form, tramite due cicli for each, siamo andati a leggere i valori delle porte, quindi della porta in questo caso, e debug di connessione. E nel bottone di connessione siamo andati ad inserire le clausole per le quali esso può funzionare o non funzionare. Adesso vediamo meglio facendo così. Allora, come vedete, bound 57.6 l'abbiamo messo noi prima. Com rimane vuota per ora. Io provo a connettere. Ecco qua. Attenzione, devi selezionare come bound. Diamo ok e andiamo nel menu a cascata a selezionare la nostra porta com3 nel mio caso. Diamo connetti. Ecco qua. E automaticamente è cambiato il valore. Potrei mettere anche un'etichetta qui dove c'è scritto connesso alla porta, com, però quello fate voi se volete, almeno tanto è semplice, basta mettere un altro label e indicizzarlo. Poi se riclicchiamo si disconnette. Molto semplicemente. Questo a cosa serve? Adesso andiamo a vedere un po' meglio nel dettaglio. Allora, userò un group box io, un bel group box, ecco qua, lo portiamo all'interno del nostro form, lo metto abbastanza grosso così, così lo vediamo. Poi per esempio possiamo mettere un bottone, possiamo mettere un'altra combo box, ci possiamo mettere boh, una checkbox, sto mettendo roba a caso giusto per fare un esempio, possiamo mettere, vabbè basta, tanto quanta roba ci metto è indifferente, e andiamo a settarla in con enabled false, quindi diciamo che all'inizio deve essere disabilitata. Questo perché? Perché noi andremo a gestire l'abilitazione del nostro group box 1 sul pulsante sempre. Quindi ritorniamo al nostro pulsante e nella parte dove è connesso andremo a scrivere groupbox1.enable uguale a true. Quindi sì, se è connesso voglio che la group box sia abilitata. Mentre quando disconnetto voglio che non sia abilitata.
Quindi groupbox 1.enabled uguale a false. Quindi abbiamo aggiunto alla fine un solo comando, niente di stratosferico. Ma vediamo il perché. Ecco qua, è disconnesso e io ho la groupbox che non posso cliccare niente. Quindi se io avessi inserito qui un programma, un'azione da fargli fare, metti caso c'era pin 13, led, accendi, spengi. A questa maniera io non potrei cliccarlo, giustamente non potrei cliccarlo, altrimenti avrei un errore di comunicazione con Arduino perché non è connesso. Riandiamo a valutare l'errore, sempre giusto, ok, attenzione, devi selezionare COM e BOUND. Seleziono la COM. Provo a cancellare il BOUND, connetti, borda, errore nuovamente. Ok, vado a selezionare un valore fra quelli disponibili, mettiamo nuovamente 57.006. Una volta connesso, e guardate che Arduino sta già comunicando tramite la libreria, io ho abilitato i bottoni, la combo box, la checkbox, ovviamente non fanno niente perché non l'abbiamo programmato per fare niente, però allo stesso tempo abbiamo visto che con questo pannello riesco a comandare una serie di controlli con un semplice comando e un comando solo rispetto a tanti altri comandi di abilita, disabilita, fai, non fai, è ben diverso. Inoltre, se stacco Arduino e dovesse per esempio cambiare porta COM, quando avvio il programma, lui automaticamente qui avrò la porta COM al quale si è connesso. Può darsi sia nuovamente la COM 3, può darsi sia la COM 35, può darsi sia un'altra COM qualsiasi. Spero vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, lasciatemi dei commenti e fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie a tutti.